Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo forse è o l'ultimo o il penultimo video che faccio qui a Dublino. Oggi vi porterò insieme a me, vado a visitare il centro di Dublino, almeno mi rimane qualcosa di questa città. Allora, ad essere sincero, pensandoci, oggi è venerdì, martedì devo partire, torno a Catania, in Sicilia. E pensandoci, un po' mi mancherà questa città, perché non so, è un po' sopravvalutata devo dire, però è carina, mi piace lo stile americano con le case singole mi fanno morire e niente, però non vedo l'ora di tornare a casa mia, proprio non vedo l'ora ragazzi. Ora sto andando alla stazione dei treni perché appunto scendo a Dublino con il treno. E niente, devo proseguire. Ci vediamo nei treni. Siamo nel treno. Adesso siamo diretti a Colony Station a Dublino. E niente, mezz'oretta di strada qui in treno. E ci vediamo appena arrivo. Qui a Colony Station e adesso vedremo un po', appena c'è meno casino vi aggiorno. Eccomi, sono uscito dalla stazione e prima cosa che vedo, Subway. Adesso ve lo faccio vedere un attimo. Eccolo lì, guardate che bello. E da quello che vedo è un po' tutto molto grande. Adesso andrò verso Temple Bar, voglio troppo vederlo, è tipo bellissimo. Adesso un attimo apro Google Maps perché sennò mi perdo, onestamente non so come muovermi. Adesso ve lo mostro ragazzi, eccomi qua, ho fatto una piccola pausa, sono da Starbucks, ora vi faccio vedere. Ho preso un caffè con latte ragazzi, sa di acqua il caffè. Sa esattamente di acqua, sa. Boh, non so se a voi piace, fatemi sapere, ma sa di acqua, sa. Sono uscito da Starbucks, ho bevuto un po' d'acqua calda, che si può dire che acqua calda, 4 euro più rovinati, però ne vale l'esperienza, cioè posso dire di essere stato da Starbucks, di aver bevuto il loro caffè con latte. Comunque adesso mi sto dirigendo verso quel Temple Bar. Beh ragazzi, sono entrato in un negozio che è qualcosa di pazzesco, ci sono tutti i libri di film famosissimi, Avenger, c'è di tutto, tutto. Vabbè, cosa ho trovato? Cioè, ma di che stiamo parlando? Mi viene da piangere, vi giuro, mi viene da piangere quello che ho trovato. Guardate, sto prezzi un po' fuori dal comune, però se avrei questi soldi lo prenderei al volo. Cioè, guardate. Wow, sono senza parole. Guardate. Joker. No, Baby Yoda. Wolverine, Ghost Rider, Black Panther, Deadpool nero. Sono senza quanto di Thanos. Sono senza parole, vi giuro. Sono senza parole. Questo video mi sa che si dividerà in due. Flash. One Punch Man, Dragon.
tutti Funko Pop, cioè guardate che c'è qui, ed è un negozio gigante. Questa è solo una piccola parte. No vabbè, vi giuro, io qualcosa la devo prendere, non esco a mani vuote assolutamente. Non esco a mani vuote, questo è poco ma sicuro. Annabelle, guarda, Nun, l'esorcista. No vabbè, no vabbè, vi giuro, sono senza parole. Ragazzi, sono uscito dopo ben tipo 45 minuti, non so quanto tempo sia passato lì dentro, però vi giuro è stato troppo emozionante. E ovviamente non potevo uscire a mani vuote, infatti ho preso e adesso ve lo mostro. Guardate cosa ho preso, il Funko Pop di Harry Potter, fighissimo ragazzi, mio primo Funko Pop, e voglio raccogliere una serie di Funko Pop. Avevo cercato anche il libro, l'ho trovato ma mi ero dimenticato che sono in inglese qui i libri, ovviamente a Dublino cosa potevo trovare. Poi me lo ordinerò su Amazon. Tra l'altro sono in un ponte pazzesco sopra questo fiume. Oh ragazzi, finalmente come è arrivato al Temple Bar, punto di cui vi parlavo, è anche abbastanza affollato qui, eccolo lì. Ma quanto caspita è figo, è bellissimo. Ora non so quale sarà la prossima tappa, ora sto girando un po' qui, vediamo cosa trovo. Sono emozionato ragazzi, questa è la prima città che giro fuori, cioè la capitale dell'Irlanda, prima capitale che giro fuori Sicilia, diciamo che sono un po' emozionato. Adesso non so dove andrò ragazzi, adesso mi sto dirigendo verso un parco, non so, una specie di giardino che ho visto su Google Maps, sperando sempre di non perdermi. No, da qui sto, vado per strada. Allora, e niente, ci vediamo appena arrivo. Di andare in quel parco, ho trovato qui un centro commerciale che è qualcosa di pazzesco. Wow, è bellissimo, è gigante, lo vorrei girare un po'. Poi vado in quel parco di cui vi ho detto. Guardate, prendiamo le scale mobili, vediamo dove portano. Qualcosa di pazzesco, veramente bello questo centro commerciale. Guardate questo secondo piano, guardate, qualcosa di pazzesco, non ho mai visto niente del genere. Soffitto da notare, wow, veramente bello, veramente bello. Ragazzi, sono appena uscito da un negozio in cui vendono tutti i pensierini tipo Dublino, Irlanda, tutti i personaggetti, cose. E ho preso qualcosina tipo tre bracciali per amici. Ho preso un pupazzetto, lì si vede a sinistra, quello l'ho preso per me personale e la mia famiglia. Ho preso una piccola palla di vetro che appunto hanno coperto prima che si rompa, per i miei nonni. Quindi ho preso queste quattro cose, adesso esco e cerco di andare in quel parco se non trovo qualcos'altro di più bello. Perché qui metto una meta, Google Maps, e poi trovo qualcosa di meglio. Poi sono appena uscito e ci vediamo appena arrivo lì. Sono arrivato, ecco l'entrata del parco, vediamo cosa ci aspetta. Oh, da qui fuori passiamo adesso che è verde, passiamo. Oh, da qui fuori sembra carino, sembra abbastanza carino. Guardate che figo, ovviamente non si può salire sul prato, se no penso che ti sparano tipo. Guardate che figo. No vabbè, arrivano qui. Così ci riesco, lo voglio toccare uno. Vediamo se si fanno toccare. Madonna, quanto sono grandi queste anatre. Mai viste da così vicino. Mai. Io voglio provare a toccarne uno. Ecco. Oh, scappa. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Non ti faccio avere, tu capisco io perché. Scappa, non si fanno toccare. Guardate che piccola quella, è piccola una troppa.
Che figata! Me ne vorrei toccare uno, solo non si fanno toccare. Questo posto è strabello, rilassante. Cioè, silenzio, calma, veramente bello. Cioè, cammini in mezzo alle papere, le anatre, non so onestamente se siano papere o anatre. Questa è la mappa di questo parco, del Stephen's Green Park. Io ho trovato questa specie di monumento, statua, non so bene cosa sia. Ora faccio delle foto e poi continuo con il percorso, vediamo se trovo qualcos'altro di interessante. No, vabbè, ho trovato il parco giochi. In questo momento vorrei avere 12 anni. Peccato che ne ho quasi 19. E non mi sa che se entro mi guardino un po' male. Peccato. Comunque sono uscito dal parco, che appunto oltre quelle cose non c'era più nulla. Adesso sono in una via principale tipo piena di negozi, Hugo Boss, Levi's, JD e chi più ne ha più ne metta. Ci sono in poche parole quasi tutti. E un po' sto girando se c'è qualcosa di nuovo. Oltre questo c'è un semplice centro che si trova in quasi tutte le città, giusto ovviamente con le sue particolarità, però più o meno è quello, penso che l'abbiate visto tutti. Allora ragazzi, mi sono appena seduto perché cammino tipo da quando sono uscito di casa, potevano essere 1:30 più o meno, adesso sono le 6:15, quindi ci stavo un po' di riposo. Poi verso le 7 più o meno, non so, mangio qui, ho visto un buon ristorante, cioè ristorante fast food, scusate, che fanno tipo un menù, un burger, lo prendo a pollo, patatine, bibita. 9,45 € ci sta, alla fine un prezzo normale. Vediamo come sa, dopo entro e vi porto con me, assaggiamo insieme. Quello è il fast food di cui vi parlavo, Supermax, non so, ne ho mai sentito. Sono seduto qui a esattamente 50, un minuto di strada, mi sto riposando un attimo e dopo entro. Che è come sono entrato in questo fast food, adesso vi faccio vedere cosa mi hanno dato. Mi hanno dato queste patatine che penso sia maionese e formaggio, il panino, cosa più importante ovviamente. Ho preso il pollo, che la carne a volte non tanto mi piace. È chiuso nella carta, apriamo la Coca-Cola. È un po' difficile da fare con una mano, onestamente. Questo è un panino normale, nulla di troppo esaltante. Vi farò vedere, vi darò la mia risposta. Ora mangio e dopo vi dico com'è andata. Allora, ragazzi, sono appena uscito dal fast food. Ho provato il panino, le patatine e il panino. Per i miei gusti personali era il pane era proprio morbido, un po' troppo per i miei gusti. Il pollo sapeva di pollo, cosa impressionante, il pollo sapeva di pollo. Però era buono, la salsa era buonissima, mai mi era piaciuta così tanto una salsa di un fast food. Era veramente buona. Le patatine troppo salate. Ci voleva quasi un'altra Coca-Cola. Patatine troppo salate, però nell'insieme alla fine ho pagato 11 euro, però devo dire che nell'insieme è stato buono. Sento abbastanza soddisfatto, ve lo consiglio, provate. Stazione, sto tornando a casa e
col telefono al 15%, quindi ci salutiamo qui. Spero solamente che il video vi sia piaciuto e spero di avervi trasmesso qualcosa di positivo e vi ho condiviso con voi questa mia avventura. Spero anche che mi sentiate, visto che c'è un po' di casino. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, condividete con tutti questo video e niente, ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi.